Benvenuti, mi chiamo Elenia e oggi insieme alle telecamere di Reporter per Caso vi porterò alla scoperta di un borgo davvero particolare. Eccoci, ci troviamo nel borgo di Erbogne. Pensate, una curiosità, solo 5 abitanti e una sola osteria. Seguitemi, insieme vi porto alla scoperta del borgo. Centro del borgo, in una piazza ricavata tra le mura di pietra e i sassi dei vecchi edifici. Gli edifici oggi sono stati rimodernati, un tempo appartenevano a questori che coltivavano la terra, conservavano il latte. Vi porterò a scoprire la lavatoio. Il lavatoio è un luogo di lavaggio dei panni. In passato è stato un grande punto di incontro, una piccola piazza nel centro del paese. Le donne nel passato portavano sulle panni sporchi, ma anche per debolezzi, misteri e gli scandali del paese. Vi racconto un piccolo aneddoto come veniva realizzato questo luogo, insieme al marmo, alle cotiche, agli ossi dell'animale. Con la soda caustica venivano messi a bollire, una volta raffreddati venivano messi ad essiccare. Questo era il metodo antico delle donne che abitavano il borgo di Erbogne. Questo borgo è bellissimo in qualsiasi stagione, vale la pena visitarlo e vi assicuro, si respira la magia di un luogo dove il tempo sembra essersi davvero fermato. Fino ad allora matrimoni e funerali venivano celebrati nella chiesa di Scudellato. E adesso con le telecamere di Reporter per Caso seguiteci nel nostro percorso. Giace il piccolo cimitero, eretto nel 1916 su richiesta degli abitanti con annessa una chiesa di città. Seguire verso il territorio svizzero.
eccoci giunti all'ultima tappa del nostro percorso in questo meraviglioso borgo. Alle mie spalle il Museo del Contrabbando, realizzato nel 2002 dall'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, nell'ex casermetta che è stata attiva dal 1947 sino al 1977 per contrastare il fenomeno del contrabbando. Eccoci qui, nel punto in cui io adesso mi trovo, dove la Guardia di Finanza contrastava il fenomeno del contrabbando. Merci dalla Svizzera, per lo più sigarette, caffè, zucchero e sale, e dal territorio italiano il riso proveniente dal Vercellese e dal Pavese. Un aneddoto: grazie alla conoscenza del territorio da parte dei frasatori si è permesso a perseguitati ed ebrei di valicare il territorio svizzero. La nostra visita è giunta al termine, il borgo di Erbonne è pronto ad accogliere adulti e piccini.